In questo esercizio si chiede di calcolare in funzione dei calori specifici Cp e Cv, del numero di moli N e dei parametri caratteristici dello stato iniziale e dello stato finale la variazione di entropia di un gas perfetto sottoposto alle seguenti trasformazioni reversibili: isocorica, isotermica, isobarica. Per una trasformazione reversibile, la variazione di entropia delta S uguale a S di B meno S di A è uguale all'integrale esteso dallo stato A allo stato B della quantità delta Q su T, dove T è la temperatura del sistema. Bisogna pertanto valutare la quantità di calore delta Q. E per farlo utilizziamo il primo principio della termodinamica che ci fornisce per delta Q la relazione P dV più NCV dT. Analizziamo adesso una per una le tre trasformazioni elencate nell'esercizio e cominciamo con la trasformazione isocorica. Per essa, come sappiamo, non varia il volume, pertanto il contributo alla quantità di calore di P dV è nullo e la variazione di entropia delta S sarà dato da N integrale da A a B di Cv dt su t uguale a nCv logaritmo di tb su ta, avendo ipotizzato che Cv è costante nell'intervallo di temperature ta tb. Passiamo adesso ad analizzare la trasformazione isotermica. In questo caso, alla quantità di calore delta Q non contribuisce il termine nCv dT perché dT è 0. La trasformazione isotermica avviene infatti a temperatura costante. Il delta Q sarà dato da P dV uguale, applicando l'equazione di stato dei gas perfetti, a nRT dV su V, per cui il delta S sarà nR integrale da A a B dV su V uguale a nR logaritmo di VB su VA, uguale ancora a nR logaritmo di PA su PB, avendo utilizzato la legge di Boyle, cioè la legge che ci dice che P per V è uguale a costante per una trasformazione isotermica, cioè PA VA è uguale a PB VB. Concludiamo ora analizzando la trasformazione isobarica. Per essa, il primo principio della termodinamica, delta Q uguale a P dV più NCV dT, ci fornisce due contributi e la delta S sarà pertanto scritta come l'integrale da A a B di P dV, a cui aggiungiamo nCv integrale da A a B dt su T, uguale, utilizzando ancora una volta l'equazione di stato dei gas perfetti, nRdV su V più nCv integrale da A a B dt su t.
uguale, in definitiva, a nr logaritmo di vb su va più ncv logaritmo di tb su t con a. Ora sfruttiamo una proprietà delle trasformazioni isobariche che avvengono, come sappiamo, a pressione costante. Per esse, infatti, il rapporto tra VB e VA è uguale al rapporto tra TB e TA. Pertanto la nostra relazione diventa, in virtù di questo fatto, NR più NCV logaritmo di VB su VA, o TB su TA, naturalmente. E questa espressione si può semplificare ancora se consideriamo la relazione che lega tra loro i calori specifici a pressione e a volume costante, cioè Cp uguale a Cv più R. Vediamo infatti che allora la nostra relazione diventa N che moltiplica Cp per il logaritmo di VB su V con A, uguale ancora a NCP logaritmo di TB su T con A.